Premetto che io prendo Musil talmente sul serio da prendere alla lettera. Quello che è stato fatto nella giornata di ieri è stata la presentazione di lavori storici. E d'altra parte noi siamo sinceramente grati a chi ha scoperto e pubblicato gli articoli che sono raccolti nel volume. Era una fase del tutto inesplorata, o talmente poco esplorata, adesso è praticamente ignota, questa attività di Musil, e adesso c'è, sappiamo qualche cosa. Io vorrei allargare un po' il discorso prendendo spunto da una frase che ho letto, solo non mi ricordo se nella postfazione dei due curatori da qualche altra parte, e cioè qui abbiamo a che fare con degli spunti iniziali, non proprio i primissimi, ma insomma, che poi entreranno nell'uomo senza qualità. Quindi abbiamo a che fare con degli inizi. Io vorrei allargare il discorso al concetto di inizio. Certo, Musil, che scrive su Hamlet, ha messo in quegli articoli che abbia firmato lui. Io mi augurerei perfino che questi bravissimi ricercatori si siano sbagliati, perché è una vergogna leggere quegli articoli, porca miseria. Ma ha scritto un uomo senza qualità e fa scrivere quelle robe là, per Dio. E poi, insomma, aveva già pubblicato il Turnus, aveva pubblicato Ferenc, aveva scritto, non pubblicato, ma aveva scritto le parti più belle di quelle che sarà poi il Nachlass sull'Ebzeitung. Pazienza, via. Non ci sono. Mi permettete, vi auguro che vi siate sbagliati. Anche noi. Ma che ci siamo fatti anche noi. Dunque, non era un principiante, aveva pubblicato e scritto cose di fondamentale importanza. La parte del Nachlass sull'Ebzeitung che aveva già scritto prima di dirigere Heimat. La più bella, ovviamente, quando poi sarà pubblicata. E non era giovane, 37-38 anni, quindi veramente non era. Ciononostante, parliamo di incipit, se accettate questa convenzione. Noi abbiamo avuto la presentazione di un lavoro storico. Ora, perché facciamo tutti quanti, penso, no? Lavori storici, perché vogliamo fare in modo che il nostro interlocutore, Musil in questo caso, o chiunque esso sia, non sia un personaggio nato dalla nostra fantasia, ma sia un personaggio reale, cioè possiamo dire su di lui delle cose obiettive. E tuttavia noi mettiamo questo Musil incipitario in fluidificazione. Cioè noi non vediamo semplicemente la soldata in salone, eccetera, eccetera, ma vediamo l'uomo senza qualità, cioè lo proiettiamo verso il futuro. Ora effettivamente un inizio ci interessa se è gravido di futuro, è l'inizio di qualche cosa, e a noi interessa molto più qualche cosa, parliamoci un po' francamente, cioè a noi interessa molto più l'uomo senza qualità che non Heimat la soldata in salone, no? Anzi, ci occupiamo dell'inizio perché sappiamo come va a finire. Arriviamo a leggere il Musil, anche meno interessante, perché sappiamo che c'è l'uomo senza qualità alla fine, altrimenti sì, andrebbe a qualcuno a leggere Heimat se fa una ricerca su certi giornali, eccetera, eccetera, però resterebbe appunto confinata in quel settore. Quindi noi non dialoghiamo con un qualcosa di statico, ma dialoghiamo con qualcosa che viene messo in movimento. La domanda è: questo interlocutore mobile si muove perché lo facciamo muovere noi? Oppure perché nell'uovo c'è tutto, nell'incipit c'è già la fine, e quindi irrefrenabilmente si muove verso l'uomo senza qualità? Io do una mia risposta che non voglio imporre a nessuno, ma che spiegherà quello che poi vado a dire. Lo facciamo muovere noi, perché di per sé non si muove per niente. L'immagine dell'uovo io l'ho presa da Musil stesso,
che riflettendo alle proprie ai primissimi tentativi, lui veramente si riferisce a un libro non compiuto, era abituale a non finire le cose, che è di quando aveva 20 anni e che si intitola Paraphrasen. Si credeva perduto, ma io l'ho ritrovato e mi si è pubblicato. Allora, riferendosi a quello, dice: nell'uovo c'è, ora uso parole di Musil ma che non ha usato in questo contesto, c'è una massa colloidale, cioè l'uccello che esce dall'uovo, e questo invece lo dice lui, può svilupparsi secondo la sua specie se è nell'ambiente giusto, altrimenti devia e fa altre cose. Questo qualunque, chiunque abbia letto un libro di etologia lo sa normalmente, no? In questa maniera, cioè scindendo l'inizio da quello che viene dopo, introduco consapevolmente una fratturazione nel personaggio con il quale interrompiamo. Il prima non è il poi. Voglio che il movimento dal prima al poi, da quello che vogliate considerate voi come prima, quale che esso sia, il Terles, la parafrase, eccetera, qualunque sia il vostro esempio, e il poi, l'uomo senza qualità, non è questo movimento, cioè, non è inevitabile, non è predeterminato e soprattutto non è indipendente da me osservatore. Cioè il colpevole del movimento non è Musil o chi vogliate nominare, il colpevole sono io che lo osservo. Se non fosse così, saremmo al Seinesgleichen geschieht. Abbiamo già tutto all'inizio, cioè sarebbe la cosa più antimusiliana che si possa immaginare. L'ho detto, ho la debolezza di prendere Musil alla lettera. Ora, a me è capitato, e certamente anche a voi, spesso di leggere la frase: ma all'inizio c'è già tutto. Non è vero niente, all'inizio c'è l'inizio e basta, il tutto c'è alla fine. E non è detto che dall'inizio si sappia come andrà a finire. Musil non lo sapeva, non sapeva neanche come sarebbe andato a finire l'uomo senza qualità. C'è stato un periodo della sua vita, i primi bozzi, in cui sapeva che doveva andare a finire in un certo modo, cioè con lo scoppio della guerra. Non è mai andato a finire in quel modo, sia per riflessioni sue di carattere metodologico, sì, per me Musil è un intellettuale. Dipende da come definiamo l'intellettuale. L'intellettuale è colui che ha una visione sul mondo che gli permette di selezionare e guidare una certa direzione. E in questo caso lui ce l'aveva una visione, era quella della possibilità di intravedere all'interno del mondo il mondo che non c'è, ma che di fatto c'è, basta vedercelo. Allora, in questo senso lo definirei un intellettuale prima che uno scrittore, anzi contro Schiller lui aveva un certo astio contro una parola di questo genere, l'attribuiva a uno che lui odiava. Che cosa risulta da questa fratturazione? Risulta una serie di isole di significato, l'espressione sua. Le isole di significato, beh, sono isole. Un'isola non è attaccata all'altra isola, al massimo forma un arcipelago. Chi muove da un'isola all'altra è di nuovo l'osservatore. In questo caso è l'osservatore che ha capito in che maniera nel mondo che c'è vedere il mondo che non c'è. Ma c'è sempre un atto, come dire, di ricominciamento e di riproposizione. Il Musil di Heimat e der Soldatenzeitung, avete giustamente detto, è il Musil che fa un tirocinio politico. Qual è il Musil finale che ci interessa? È il Musil che sulla politica, di questioni politiche, si produce fondamentalmente in due luoghi. Uno è lo stesso uomo senza qualità, in più parti, e l'altro è il discorso, che è stato anche accennato, poco hanno arrivato più da chi, del 1935 al congresso degli intellettuali per la difesa della cultura a Parigi. Congresso tanto memorabile quanto triste, perché non ne venne fuori niente che sia memorabile sul piano speculativo, ma fu un congresso quanto mai drammatico.
Ci fu un caso di suicidio perché gli organizzatori non volevano permettere ai surrealisti di parlare, quindi uno si suicidò, allora fecero ammesso che venisse pronunciato il discorso di Breton, purché non lo leggesse Breton ma lo leggesse un altro. E ci fu un violento litigio, adesso ho fatto queste cose troppi anni fa per ricordarmi i particolari, fra uno degli organizzatori e uno degli intervenuti, perché questo intervenuto aveva usato il termine, sono le cose socialismo o comunismo, e che l'organizzatore disse ma così tutti sapranno che l'abbiamo organizzato noi del Partito Comunista, non dovevi dirlo, e cioè, perché l'altro non e di memoria, insomma, dei discorsi veramente non se ne ricorda nessuno, perché non vale la pena ricordarli, tranne quello di Brecht e questo di Musil. Quello di Musil ebbe subito una contestazione in un giornale il giorno seguente, perché non aveva parlato bene dell'Unione Sovietica, almeno non bisognava parlarne male. Di questo congresso sono stati pubblicati gli atti soltanto in tempi recenti. Io mi ricordo che avevo incaricato due amici di pubblicarlo, appunto, e questi scoprirono strada facendo che è stato pubblicato nella DDR. Io gli avevo detto nel giro, ma si trattava di pubblicare con un altro criterio. Però è curiosa quella pubblicazione della DDR, degli atti del congresso. Prima, guardate, è successo nel 1935, l'hanno pubblicato negli anni 70. Avevano escluso, non vorrei dire errori, certamente avevano escluso programmaticamente, dichiaratamente e motivatamente un intervento, mi pare che fosse quello di Silone, certamente erano lì di un italiano, violentemente antisovietico. La motivazione è stata, noi non possiamo farci intermediari di un discorso antisovietico in questa sede, quando eccetera, 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 discorso della DDR. E poi sono stati ripubblicati in Italia recentemente. Per pochi anni fa, sì. È una cosa ridotta. Sì. Adesso esce invece un volume, sta per uscire sulla base dei documenti d'archivi sovietici, come era stato organizzato. Lo stanno facendo. Ah, sì? Sì, va bene, ma comunque là fra poco. Yale. Laggiù? Yale, con la collana degli annali del comunismo di Yale. Ora, cosa aveva detto Musil in questo suo contestato discorso? Scritto alla Musil, quindi veramente un gran bel discorso dal punto di vista letterario. La cultura è supranazionale o almeno non può essere legata a un momento particolare di un particolare popolo. E neanche all'interno della storia di quel popolo si può legare la sua cultura a quel momento. La tradizione, l'artista, lui parla di Dichter, non parla di scrittore mai. No, perché Dichter in tedesco, almeno in quel tedesco di allora, era anche chi scrive in prosa, ma scrive in prosa d'arte. Allora, il Dichter accetta certamente la tradizione, ma la ricrea. Quindi la tradizione che si vede nelle nuove opere non è la tradizione, è la tradizione creata ex novo, che è un concetto alla Musil, non contraddittorio. Non si può parlare, e qui cito Musil direttamente, di uno Heimatdichter austriaco, è un controsenso. Voi avete citato, non mi ricordo, qualcuno ha citato un articolo in cui Musil sostiene che non c'è la cultura austriaca, c'è la cultura. Poi no, perché non c'è quella austriaca, ha anche motivazioni a parte che adesso qui non tocco. Ma comunque non si può, nel 1935 dice in pubblico, è un controsenso parlare di un Heimatdichter austriaco. È come se qualcuno dall'esterno gli ponesse dei compiti, gli desse dei temi. E questo è contro il concetto di Dichter, che deve essere creativo. Ora, nella rivista Heimat, il fenomeno è tutto l'opposto, no? Cosa sia successo non so, quando troverete l'archivio ce lo direte. E certo, se avessi dovuto citare degli esempi negativi, nel 1935 avrei potuto citare Heimat come primo esempio. L'altra sede in cui parla di problemi di politica, o comunque connessi alla politica, è l'uomo senza qualità. Ci sono i celebri capitoli su Kakanian,
sul carattere nazionale, che hanno un grande centro, cioè un vuoto. Un uomo si compone di tanti caratteri, con uno centrale che è quello che gli impedisce di prendere sul serio tutti gli altri. Si parla anche di stato dell'uomo senza qualità, e avete ricordato anche nella vostra nota, così come nei discorsi qua, che di stato si parla in entrambe le riviste. Solo che stato, nell'uomo senza qualità, i discorsi dello stato vengono messi in bocca al conte Leinsdorf, che è quello che ha inventato l'azione parallela. Quanto è da prendere sul serio il conte Leinsdorf? Certamente non al 100%. Quindi quei discorsi, anche se si può trovare qualcosa, ben tanto in Heimat, nella Soldatensatz, insomma, di assimilabile a quello di il conte Leinsdorf, sono da prendere sul serio? Io direi di no. Cioè, non perché è da prendere sul serio come materiale del romanzo, ma esprimono il pensiero di Musil? Io direi di no. Perché Leinsdorf non è Ulrich. È vero che Ulrich non contraddice, ma quando mai contraddice Leinsdorf in tutto il romanzo? Anche quando manifestamente non è il suo pensiero. Questi discorsi, sia quelli nel romanzo, sia quelli fuori dal romanzo, beh, quelli fuori dal romanzo non si può considerare come dentro il romanzo, ovviamente, sono soltanto presupposti e posizioni da superare, perché la prospettiva verso la quale rinvia, accennava Simone poco fa, è quella dell'attimo lirico, non vivere secondo la prosa, ma vivere secondo la lirica, e la lirica non ha il filo conduttore. La lirica all'attimo, all'isola di significato, non la vicenda. La società è statica. C'è un'espressione che mi piace molto, che Musi usa più volte: Dio va cercato democraticamente, tutti insieme. Dio, sappiamo bene che per il teologo laico Musil non è Dio, è il senso complessivo va ricercato democraticamente, ma guardate, non ci si arriva, perché abbiamo soltanto isole di significato. Qui parla l'allievo di Nietzsche in parole povere. Voi sapete bene che nello Zarathustra si parla del superuomo, per carità, cioè, lui, ma che dice Zarathustra lui? Io sarò perennemente qui, perennemente ad annunciarvi il superuomo. Se uno è perennemente là ad annunciare, vuol dire il superuomo non c'è. È una prospettiva, è una meta, è una proposta, non è una realtà, sarebbe l'utopia. E Musil contro l'utopia, sapete bene che ce l'ha, tanto che dopo aver parlato contro la terra di utopia, usa ironicamente la parola stessa utopia nel senso di tentativo, saggio, avvicinamento, ma non come proposta da realizzare, anzi è molto cattivo in questo, no? Beh, soprattutto scrive: pensate un pochettino cosa succederebbe ai socialisti se dall'oggi al domani si realizzasse il socialismo. È una bella cosa, peccato ci siano i socialisti. La proposta dunque è quella del sì, la regolazione, Dio, il senso generale, ma soltanto sono poi le isole di significato quelle che si possono raggiungere. Incipit in un altro senso, torniamo proprio a quello che è l'incipit vero, cronologicamente voglio dire, non vero che peccato che sia stato spento l'ultima slide di Simona. C'era scritto non nel senso della fin de siècle. Beh, il primo libro di Musil, queste parafrasen, sono un prodotto fin de siècle. Le ha scritte fra 1899 e il 900, al massimo 900, maggio 1901. E da adulto, nel 1941, se ne vergognava un po'. Aveva torto, perché nel loro genere sono un bel libretto, cioè non sono un uomo senza qualità,
però sono un bel libretto nel genere. Su queste parafrasi si fa sentire un influsso un influsso letterario particolarmente forte, quello di Peter Altenberg. L'opera più famosa a quell'epoca, oggi Altenberg non legge più nessuno, ma a quell'epoca era molto diffuso, e l'opera che lo lanciò si intitolava Wie ich es sehe, cioè se io dico adesso come la vedo, lo fraintendiamo, perché c'è il mio, sarebbe dire come il mio modo di pensare, no, è la mia prospettiva, ecco, questo è un po' il significato del titolo, cioè la mia visione del mondo. Ebbe un influsso enorme, e Bilder, prima parte del Nachlass sulle Pensate, che cosa significa? Le immagini che vedo. E Betrachtung, primo volume di Kafka, stesso discorso. Ma entrambi, sia Kafka sia Musil, si allontanarono da quegli inizi. Musil non li ha mai sconfessati, quindi quando diceva me ne vergogno, diceva una bugia, perché poi nell'Uomo senza cuore dice accidenti, devo trovare il modo di citare Altenberg, perché glielo devo. E combinato rapidamente con un altro influsso molto grande, quello di Rilke, costituirà la base poi di quella che è la metafora visiva usata dalla musica. Altenberg resta come ricordo di come dire affettuoso di un suo discepolo Musil, ma resta anche come esempio, però soltanto come esempio. Negli ultimi anni di vita, quando tentava di portare avanti, diciamo di concludere, ma è una bestemmia, non lo voleva concludere, e se me lo ricordate, dico me lo ricordate perché i miei appunti sono confusionari, poi ci ritornerò alla fine, che non voleva concluderlo. Quando diceva che voleva concluderlo, agli altri almeno lo diceva, perché lì doveva dirlo perché c'era il soldo di mezzo. Arrivava. Produce una delle riflessioni teoriche secondo me più belle della filosofia del Novecento, e cioè la teoria della riproduzione. La teoria della riproduzione nel senso di cosa vista e recepita. E non riproduzione alla Bibbia, intanto per dire, o in altri sensi se lo sarebbe. E la illustra mediante tre esempi. Il primo esempio è, come dire, come se l'avesse scritto Altenberg. È l'esempio di una fanciullina da Ulrich ammirata su un tram, nella quale si vede la futura donna, quindi in un certo senso se ne innamora, che non è pedofilia di questi tempi, ma è come l'amore per questo formarsi, questa promessa di formarsi. E il secondo esempio viene fuori dalla guerra. Lo smemorato di Collegno ce l'abbiamo in mente, cioè sappiamo più o meno di che si tratta. Poi il terzo esempio invece verrà fuori dalla psicologia, della Gestalt e dalla crescita di questi esempi uno sull'altro verrà fuori questa teoria. Ma il primo esempio è appunto preso da Arte. E io dicevo, il combinarsi di questo influsso con l'influsso di Rilke darà luogo ai Bilder, cioè la prima parte dell'Uomo. Mentre Rilke entra fondamentalmente a comporre il concetto di metafora con una radicale differenza rispetto alla metafora quale intendeva Rilke, e cioè non c'è più il nichilismo che era in Rilke. Rilke come simbolista fa omaggio a questa prospettiva, cioè la adotta, mentre come comincia l'Uomo senza qualità? Io direi che ha due incipit. Il primo è una descrizione, una bella giornata, eccetera, eccetera, c'è una esperienza quotidiana nei due linguaggi, nel linguaggio scientifico e nel linguaggio formale, nel linguaggio, come dire, corrente. Quindi si sviluppa su un discrimine linguistico. Si può dire così, si può dire in quest'altro modo, si può vedere il mondo in un modo, si può vedere il mondo in un altro, si può vedere approssimativamente, si può vedere scientificamente. Poi quando comincia la vicenda è Ulrich che torna
a Vienna, cerca di mettere su la sua casa, ma poi lascia tutto nelle mani di tappezzieri, falegnami, eccetera, eccetera. Questo secondo incipit, se avete presente il romanzo di Des Esseintes a Rebours, è il capovolgimento, il classico romanzo simbolista, no? È il capovolgimento, perché il protagonista di Huysmans, Des Esseintes, lascia Parigi. E quando arriva lì dove alla sua destinazione, attraverso rivolgimenti vari, dai tappeti appunto ad altre cose, strapazza i propri cinque sensi: vista, udito, olorato. Ulrich fa il contrario, rientra a Vienna e rinuncia ad addobbare la casa in senso simbolista, è l'abbandono del simbolismo iniziale. Non c'era mai stato molto, perché la fonte di Musil non era stata, era stata Altenberg, che non è un simbolista, è un impressionista semmai, però è Rilke, sì, Rilke lo era, ed è l'allontanamento da tutto questo. L'incipit dunque qual è? È l'aver seguito Altenberg Rilke o l'aver rifiutato Altenberg Rilke? Insomma, siamo alla frattura o siamo alla continuità? Io ve l'ho già detto in anticipo, io sono per la frattura, non per la continuità. Perché se siamo per la continuità non vediamo il nuovo. Facciamo muovere noi l'autore, ma lo facciamo muovere noi, noi appunto, l'osservatore, con la nostra responsabilità e con tutto il rischio di sbagliare. E vorrei vedere chi... Guardate che si sbaglia tranquillamente, altrimenti non si pubblicherebbero nuove interpretazioni ogni 5 anni, no? Vorrebbe sempre quella che è stata pubblicata la prima volta e poi ciccia. Quindi rassegniamoci, anzi, siamo contenti di sbagliare, perché se sbagliamo viviamo. Cioè, si invecchia, l'interpretazione è invecchiata, sì, d'accordo, però una volta è stata giovane. E quindi se è stata giovane, è destinata a invecchiare. Un modo meccanico di concepire l'inizio è in realtà un modo molto fecondo, che io non adotto, ma che è un modo fecondo. Chiunque abbia esperienza, vada a concerti abitualmente, sa che nella musica di un lungo periodo storico, diciamo la musica classica, tanto perché dici, comincia con un tema e questo tema viene sviluppato. Ora, nel tema non c'è tutto, perché la variazione è variazione, però allegro, comincia adagio, da quello, no? Quindi l'inizio è quello che torna in continuazione, sempre variato, sempre lo stesso e mai lo stesso. E in questo senso è anche gravido di futuro, perché se la quinta di Beethoven comincia con quella nota, nota di battuta, poi la sentiamo per tutto il primo movimento e fino all'ultimo, e ha la sua influenza fino all'ultimo. Ma il nono, c'ero la parolaccia, beh, non dichter, volevo dire scrittore, ma non lo dico, vale questo? Nell'Ottocento valeva. Chi di voi ha presente un bel romanzo di Fontane, che si chiama Il Fibristo, sa che la prima pagina è identica all'ultima, tranne un particolare. Nella prima pagina c'è una meridiana, una descrizione, e nell'ultima pagina, al posto della meridiana, c'è una tomba. Ma a parte, il tempo è passato, è finito, c'è la tomba. Cioè la meridiana annunciava già la fine. La fine era nell'inizio, in questo senso, soltanto in questo senso, nell'inizio c'era tutto. Non è più stato così, o almeno non per tutti è così. Vi ripeto, Musil intendeva molto sul serio che non sapeva come sarebbe andato a finire il romanzo. Lo sapeva all'inizio, torno a dire, ma poi non lo seppe più. Perché, diceva, deve essere una cosa nuova, e se è una cosa nuova io non la prevedo. È un po' tautologico, è un po' strano se volete, ma è la sua posizione. E se la prende con Thomas Mann, che stava pubblicando la sua, quella che poi diventò una quadrilogia, Giuseppe e suoi fratelli. Non è, quando Musil morì non era ancora finita. Però diceva, si capisce, ma si sa come andrà a finire. Certo, se uno ha letto la Bibbia sa come va a finire. Ma forse Musil non intendeva soltanto questo. Si sapeva comunque come doveva andare a finire.
la tetralogia nasce dalla nascita dell'io, e quindi alla fine questo io doveva nascere. Si arrivava alla fine, alla conclusione della storia di Giuseppe, e si arrivava alla conclusione di questa storia dell'io che dalla indifferenziazione arriva appunto a formarsi completamente. Dire che nell'indirizzo c'è tutto, anche se nel senso di Thomas di Fontana, scusate, vuol dire pensare secondo la categoria della totalità, quella in cui tutto si comprende. Vogliamo ancora usare la categoria della totalità? Qualcuno ha citato Luca, cioè il rappresentante maggiore del pensare secondo la categoria della totalità. Siamo ancora a Luca? Per me no. Ma quale che sia l'incipit ha una forma, e una forma è delimitazione significa fine in tutte le altre direzioni, in tutte quelle escluse dalla forma. L'incipit allora è contemporaneamente fine in questo senso, che è esclusione, si è forma, e bisogna dar forma, no? Musile contro la vista plosis. Quindi che cos'è l'inizio? È quello che non ci permetterebbe di andare avanti se non intervenisse un atto violento esterno che lo porta avanti. Vi ho confusi per bene? Beh, questa è la mia scopo.